Vai. Io sono il cameraman, tu devi portare il... Dai! Video, ho detto video di 1 minuto, no di 8 ore. Ok, bravo. Compressore non troppo vicino, se no mi fai partire... partono le componenti. Ecco qua, grandangolare. Due monitor, uno purtroppo è più piccolo, ne avevo un altro simile a questo, cioè uguale a questo, però in questo momento non lo posso procurare. E indovinate quello più piccolo di chi è? non c'è bisogno di dirlo. Come avete letto dal titolo, questa è una doppia postazione per 3 giorni, ok? Principalmente giocheremo, faremo vacanza, come tutti. Quindi metteremo, vabbè, due monitor già ci sono e i due PC lì sotto. E nulla, vediamo come si evolve. Eccoci qui, questo è il mio. Lo metto così, più o meno. Questo è quello di Edoardo. Tutti e due i computer sono ultimati, ma tutti e due hanno bisogno ancora del raffreddamento a liquido. So già che qualcuno lo stava per chiedere. Comunque, se avete delle domande, vi rispondiamo qua sotto, tranquillamente. Quindi mancano il raffreddamento a liquido per la CPU. E per la scheda video non è messa a conto nella mia perché non ho problemi, nella sua servirebbe perché riscalda molto, poi lui gioca 5-6 ore di fila. Li metto più o meno così. Adesso vado a fare tutto il cablaggio, vi faccio un video velocizzato e poi dopo vi mostro quello che metto sopra la postazione che mettiamo. Questo è il mio mouse. Poi ovviamente sistemiamo meglio il tutto. Mettiamo per adesso in più così, la vado a collegare. Avete presente che quando collegate la USB al primo colpo è sempre sbagliato? Quindi quando dovete collegare il mouse alla tastiera e alla pennetta, giratelo prima di entrare perché tanto non ci prendete mai, quindi è sempre il contrario. Mouse di Edoardo che è 100 volte meglio della Razer, te la ricordi? Penso sia della Logitech. Logitech G213. Ok, allora questa ce la mettiamo così. Il tappetino tu non ce l'hai? No, ma come no? Tastiera e mouse l'abbiamo messi. Vado a mettere la mia scheda audio. Invece Edoardo utilizzerà ha le cuffie che collega direttamente al computer col microfono. Io invece ho la scheda audio. Ecco qua, questa è la scheda audio. Mettiamo a conto anche questa cosa qui, anche se non vi ho fatto mai vedere la mia postazione definitiva. Di solito qui c'è la mia postazione. La mia postazione è una postazione per produzione musicale e registrazione musicale. Non ho comprato questa scheda audio per giocare, però la utilizzo per la musica, per registrare la qualsiasi. Siccome la ho, quando gioco la utilizzo e utilizzo delle cuffie che collego qui e un microfono con la Phantom a condensatore, che ora vi faccio vedere. Ovviamente l'ho collegata, sta lampeggiando. Poi vi faccio vedere le cuffie anche qui. Non sono de delle cuffie da gioco, io le utilizzo anche per giocare. Sono delle cuffie per ascolto e per registrazione, per registrare la voce e quindi in ambito musicale. Sono le Shure SRH840. Però per giocare è più una cosa del genere. Le cuffie di Edoardo, eccole qui. Fanno un po' schifo, eh? Al Logitech, classiche per giocare. Le appoggiamo per ora qui. Questo qui è il microfono che utilizzo adesso, vabbè, in questo caso per giocare, ma di solito ci registro la qualunque, soprattutto la voce. Se mi seguite su Instagram, infatti, i video dove canto, utilizzo questo microfono qui per registrarli. E è un AKG, che adesso andrò a collegare su quella porta della scheda audio e lo mettiamo di fianco lì sull'asta. Ha un cavo XLR a 48 volt alimentato dalla scheda audio. Quindi intanto lo scollego, lo metto qui, così non dà fastidio. L'unica cosa che mi manca, che non ho mai comprato, devo dire la verità, però mi trovo bene con questo, è l'asta quella da tavolino, comunque che si può piegare comodamente, invece ho questa qui solida. Quindi lo vado a collegare con il cavo Canon. L'ho collegato al primo ingresso e qui anche collegherò le cuffie. Come potete vedere queste cuffie sono particolari, hanno il cavo che si può staccare così quando le trasporto, mi è successo tantissime volte,
che si può rompere il cavo nello zaino, eccetera, eccetera. Io lo stacco così evito di romperlo. E se si dovesse rompere il cavo, basta comprarlo nuovo, quindi non bisogna buttare le cuffie o fare qualche crocco con lo scotch. Mi collego qui, ok? E il gioco è fatto. Ho l'audio. Adesso invece andiamo a mettere quello dell'altro computer di Edoardo. Ecco qua, più o meno come si presenta la postazione. Adesso sistemiamo un po' di cosette e poi l'accendiamo. Ci vediamo fra un po', anzi subito. A posto, abbiamo finito. Non siamo andati molto nello specifico, ma sicuramente vi farò tanti altri video che state aspettando, anche quello della mia postazione. E di solito qui io ho tante cose che riguardano la musica, tastiere MIDI, pad, drum pad e tutte queste cose qui che ora ho levato. Ed ecco qua la doppia postazione di gioco, come si presenta. Per questo video è tutto, come vi ho detto è un video molto veloce, non sono andato nello specifico. Spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate like, un commento, potete chiedermi anche quello che vi pare. E nulla, vi lascio alle riprese dei particolari e chiudo così il video.